Ciao Luigi, buon pomeriggio a tutti. Volevo chiederti se potevi parlarci delle intelligenze principali dei nostri amici a quattro zampe. Ciao Luigi, ti ringrazio, un bacione a tutti. Ciao. Ciao Lady Truffolo, certamente. I nostri amici a quattro zampe, i nostri cagnolini hanno principalmente tre intelligenze, ormai si parla anche sui cani di intelligenze multiple. Per quanto concerne la ricerca del tartufo, le tre intelligenze principali del quale dovremmo avere consapevolezza per poter interagire con loro nel migliore dei modi sono l'intelligenza dell'istinto, l'intelligenza adattativa che attraverso alcuni meccanismi di apprendimento riesce a far leva su quella dell'istinto ma canalizzandola su un'altra preda, anche il tartufo nel nostro contesto, e l'intelligenza dell'obbedienza. L'intelligenza dell'obbedienza è quell'intelligenza che fa rispondere i cani alle nostre indicazioni. Quindi, per esempio, un cane che ha molta intelligenza dell'obbedienza, il border collie, il labrador, il pastore tedesco hanno una grandissima intelligenza dell'obbedienza. L'intelligenza dell'istinto per quello che concerne la nostra ricerca al naturale, perché poi c'è uno scisma nella tartufaia coltivata, e l'intelligenza tipica dei cani da caccia, in particolare inerente il distacco, quindi inerente a alcuni atteggiamenti che questi hanno. Parliamo di cani da riporto e di cani da ferma di tipo continentale, poi andremo più nello specifico a parlare delle razze. L'intelligenza adattativa è quel tipo di intelligenza che fa adattare il cane, quindi va a fuorviare il focus sulla preda e lo fa diventare un collaboratore per quanto concerne il cane da tartufo. Un buon cane da tartufo dovrebbe avere almeno un 33% di tutte queste tre intelligenze, perché abbiamo bisogno di tutte e tre queste peculiarità per avere un buon compagno di lavoro. E la memoria di razza ci dice tanto: all'interno della razza c'è l'individuo, quindi bisogna valutare prima la razza, poi l'individuo e poi mettere con consapevolezza le indicazioni inerenti all'apprendimento su questi collaboratori. Grazie, buona giornata.